Buongiorno, buongiorno e benvenuti, bentornati a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Io sono Luca Cerchioni, al mio fianco come sempre Floriana Messina. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Sì, Floriana, purtroppo siamo allo stadio. Sì. Quanto ci manca andare allo stadio, è vero Luca? È vero. Fatecelo sapere quanto vi manca lo stadio attraverso un WhatsApp al 338-2222777. Noi siamo pronti ad incominciare la nostra puntata odierna e quindi lanciamola. Sigla! Eccoci in diretta, la Raucedine è passata, tutto a posto. La sigla recita Diego, Floriana e Cerchione, quindi ne approfittiamo per mandare un grossissimo in bocca al lupo al nostro amico e collega Diego Romano Maradona. Esatto, e speriamo di vederci presto, ti aspettiamo Diego. Ti aspettiamo Diego, forza, in bocca al lupo. Allora Floriana, oggi ci troviamo a commentare la prima delle giornate dedicate delle nazionali. Alle partite delle nazionali. Ieri l'Italia è stata bene l'Italia ieri, eh? Sì, ci mancherebbe altro, ho giocato con l'Estonia. E vabbè, però dai. Chiamiamoli, sono dei semi professionisti e un 4-0 che secondo il mio avviso aumenta ancora di più l'amarezza per queste pause delle nazionali che in un certo senso in un periodo storico come quello che stiamo vivendo sarebbero anche evitabili. Assolutamente, concordo con te. Ti ringrazio Floriana e per me è fondamentale avere il tuo appoggio nella vita di tutti i giorni anche dal punto di vista calcistico. Però Mancini ha fatto bene, ha avuto modo di sperimentare insomma la squadra. Sì, doppietta di Grifo ieri, vero, che non era all'esordio ma era dal punto di vista realizzativo, sono state le sue prime due reti. C'è stato un gol di Orsolini, il giovane del Bologna, che a cui domenica bene. Sì, domenica gli è stato impedito il gol da Ospina. Nel finale il solito Bernardeschi con la 10. Vabbè, andiamo avanti, parliamo di calcio e di tutto quello che gira intorno al mondo del calcio con il nostro primo ospite di giornata, un grandissimo giornalista della Gazzetta dello Sport. Abbiamo ai nostri microfoni Mimmo Malfitano. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, salve. Come stai innanzitutto? Ragazzi, in tempo di Covid possiamo dire di non lamentarci, Esatto, è già importante poter dire che stiamo bene in salute. Esatto, è già esatto, tanto. Esatto. Floriana. Mimmo, buongiorno, sono Floriana Messina. Buongiorno, buongiorno. Ho subito una domanda per lei. La sentenza della Corte d'Appello federale lascia spazio alla possibilità di ribaltare la decisione di fronte al Collegio di Garanzia del CONI? Che bella domanda, semplice. Insomma, leggendo un po' in giro pareri di giuristi, qualcuno l'ho sentito anch'io in questi giorni, mi pare un po' improbabile che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI possa, modificare la sentenza del giudice sportivo in primo grado e del tribunale d'appello sportivo in secondo grado. E non credo che il collegio entri nel merito della sentenza di Sandulli della prima sezione del tribunale d'appello sportivo, ma sicuramente andrà a analizzare la sentenza e capire se ci sono delle difformità nel giudizio, ma ho l'impressione che nulla cambierà al Collegio di Garanzia del CONI. E poi ovviamente bisogna vedere che cosa accadrà nel momento in cui si arriverà alla giustizia ordinaria, quindi al TAR. Se ho capito bene, neanche il TAR mi pare che possa entrare nella valutazione del giudice sportivo e del tribunale d'appello sportivo, quindi bisognerà soltanto aspettare, anche se lo dico con un pizzico di malinconia e di dispiacere, ci sarà poco da fare per il Napoli e sono molto dispiaciuto perché tutto questa bufera che si è scatenata sul Napoli si sarebbe anche potuta evitare. Assolutamente sì Mimmo, siamo d'accordo con lei. Questa è il suo malcontento sposa anche il nostro, perché secondo il nostro parere le partite vanno giocate sul campo e non nei tribunali. È proprio per questo, secondo me il Napoli
avrebbe fatto bene a raggiungere Torino e poi lì si sarebbe capito che cosa potesse succedere. Però il fatto che il Napoli, e questo lo specifica Sandulli nella sentenza di secondo grado, abbia disdetto i tamponi per la domenica mattina, io mi chiedo, anche se il Napoli dice eravamo pronti a partire, perfetto, e anche se il Napoli fosse partito, una volta arrivati lì, loro non avevano i tamponi fatti, così come impone il protocollo. Vero. E quindi comunque non si sarebbe giocato, voglio dire. Perché è verissimo, il Napoli, Mimo, non aveva portato con sé gli esiti dei tamponi che sarebbero stati fatti invece la domenica mattina. Certo, Mimo. Prego. Non crede che le parole espresse dal giudice Sandulli siano state molto pesanti nei confronti della società Napoli? Ma io credo che sarebbe stato così con qualunque altra società. E questa è una sentenza che, al di là dell'aspetto giuridico sportivo, sicuramente io non vado a discutere, perché vedo tanti soloni in questi giorni che si stanno accanendo, addirittura dando dell'ignorante, dell'incapace al presidente Sandulli. Obiettivamente io, se fossi in questi personaggi, sarei tranquillo, buono e zitto, perché non credo che ci vuole grande competenza, ci vuole uno studio giuridico che tanti personaggi che in questo periodo stanno parlando su questa sentenza non hanno. È e vero. Mi chiedo in base a quale cultura giuridica loro stiano dando giudizi su questa sentenza, che poi Sandulli abbia forzato i termini nelle aggettivazioni, e beh, questo poi secondo me rientra invece nell'aspetto politico della sentenza, cioè una ramanzina, se possiamo chiamarla così, che va anche a tutte le altre società, cioè state calmi, rispettate il protocollo, altrimenti ce ne sarà per tutti. È vero, è vero. Mimmo, se me lo consente, io vorrei ritornare al calcio giocato, perché è quello che più ci compete e più ci piace fare. Sì, certo. Per quanto concerne ieri abbiamo visto una buona nazionale italiana affrontare una squadra di calciatori di un livello sicuramente nettamente inferiore rispetto a quello espresso dagli azzurri. La mia domanda è un po' più generale. In Serie A ci sono 137 calciatori che hanno abbandonato le squadre di club per andare a rispondere alla convocazione delle proprie nazionali, delle rispettive nazionali, ai quali si aggiungono i calciatori della Fiorentina che hanno violato la bolla imposta dall'ASL di Firenze per raggiungere anche loro le nazionali. Secondo lei era il caso di fare un'ennesima pausa per le nazionali in un momento storico così drammatico come quello che stiamo vivendo? Ma questo è un calendario che la UEFA ha già stabilito da tempo, quindi UEFA e FIFA, ovviamente, perché qui parliamo anche di qualificazioni mondiali, se ci riferiamo ovviamente alle squadre africane e alle squadre sudamericane, no? Sì. Che stanno giocando per le qualificazioni mondiali. Vero, esattamente. Il problema è che forse in tutta questa baraonda, questa Nation League veramente è un peso per tutti, credo che lo stia diventando anche per la stessa UEFA, visto che comunque molte nazionali ne stanno sminuendo il valore. E detto questo, però, io credo che sì, forse probabilmente in questo momento di emergenza sarebbe stato il caso magari ridurre un po' l'attività
delle nazionali, sia per quanto riguarda le competizioni UEFA e sia per quanto riguarda le competizioni FIFA. Ovviamente, parlando di FIFA, parliamo di mondiali e quindi di conseguenza è un discorso che non può essere, come dire, rimandato. L'aver rimandato invece l'europeo al 2021, a giugno 2021, avrebbe potuto dare la possibilità alla UEFA di poter calendarizzare a scadenze più lontane le partite dei vari gironi. Non è stato così, pazienza ragazzi, bisogna stare a questo tipo di imposizioni e sotto certi aspetti di regole. Quindi è inutile, sì, possiamo anche dire tutti, ce lo diciamo a noi stessi che è stata una stupidata fare una roba del genere, però poi ci fermiamo qui perché l'attività va avanti lo stesso e non saranno sicuramente le mie perplessità o quelle di una nazione intera a far cambiare idea alla UEFA. E questo anche certo. È vero. Floriana. E in base a quanto visto nelle ultime competizioni, la nazionale di Mancini sembra sulla strada giusta, nonostante alcune assenze, come ricordiamo Zaniolo, Ciro Immobile. Dove può arrivare questa squadra? L'Europeo 2021 è alla portata degli azzurri, Mimmo? Sicuramente sì. Io sto apprezzando moltissimo il lavoro di Roberto Mancini. Al di là dell'aspetto proprio tecnico-tattico, cioè sul campo, sto ammirando anche il suo lavoro di selezionatore, perché veramente sta garantendo alla nazionale italiana il meglio del nostro campionato e non solo. Per esempio, seguire costantemente Vincenzo Grifo, che è un giocatore nato in Germania ma ha il passaporto italiano, quindi è nazionale italiano e gioca nel Friburgo, lo segue già da un paio di anni, lo convoca e ieri Grifo ha realizzato due reti. E poi ovviamente ci sono tutti questi giovani emergenti che sono l'innovazione di questa nazionale e andranno sicuramente a sostenere il confronto con altre nazionali giovani, innovative, che si sono rinnovate come la Spagna, come la Germania, come la stessa Francia, e io credo che l'Italia sia su questi livelli, cioè nell'otto delle 4-5 nazionali che andranno a giocarsi il titolo a giugno 2021. Ce lo auguriamo Mimmo. Io vorrei parlare anche un po' di Napoli con lei, visto che è un esperto della materia, e colgo l'occasione perché lei ha parlato di Roberto Mancini come ottimo commissario tecnico. Roberto Mancini ha anche dimostrato di essere un bravissimo allenatore di club. Da un allenatore passiamo a un altro e volevo chiederle il suo parere su Rino Gattuso. Quanto sta incidendo Gattuso sulle prestazioni del Napoli? Io direi al 100% nel bene e nel male, perché poi è vero che lui è il centrale anzi di questo progetto tecnico, però è pur vero che meriti e demeriti ovviamente ricadono anche su di lui, nel senso che partite come quelle contro il Sassuolo, magari dove avrebbe potuto provvedere prima ad alcuni cambi, o partite come quelle contro la AZ Alkmaar e anche quella di Bologna, dove comunque, se andiamo a rivedere un po' le immagini, a due minuti dalla fine il Bologna ha avuto una palla clamorosa, sì, con Orsolini. Però quello è un gol fatto, e ci sono state anche diverse altre occasioni in altre partite precedenti, quindi voglio dire, ricordando anche la partita di Europa League contro il Rijeka, per esempio,
e lì sull'1-0 il Rijeka avrebbe potuto addirittura raddoppiare ad inizio del secondo tempo. Sì, lì con la traversa, Mimmo, con la traversa lì non l'avremmo recuperata più. Esatto, per come stava giocando il Napoli probabilmente non l'avrebbero recuperata. E quindi vedi, è chiaro che non puoi chiedere la perfezione, perché non c'è nessuna squadra al mondo che sia perfetta, però credo che Gattuso abbia ancora da perfezionare qualcosa, e soprattutto sulla mediana, capire come i due mediani possano supportare la difesa, perché in alcuni momenti si creano troppi metri di distacco tra la difesa e il centrocampo, e in quegli spazi si vanno a inserire i centrocampisti avversari e creano problemi. L'ultimo, per esempio, in ordine di tempo, appunto, è stata l'azione che ha portato all'errore di Orsolini o alla prodezza di Ospina. Ecco, appunto, Mimmo, volevo chiedere, mi ero segnato proprio questo, perché lei prima ha parlato dell'occasione di Orsolini. Le chiedo solo questo, poi le ripasso Floriana. Nell'occasione di Orsolini c'è stato un errore dell'esterno oppure è stata una prodezza del portiere? Ma io in questi casi ritengo sempre che c'è un 70% di responsabilità dell'attaccante e un 30% di bravura del portiere, perché tu quando arrivi a tu per tu con il portiere cosa fa? Esce e ti si para davanti. Ora sta a te trovare la soluzione in quella frazione di secondo per trovare la soluzione più indicata. C'è chi arriva al cospetto del portiere e va di scavetto, chi arriva al cospetto del portiere e lo dribbla. Lui invece, secondo me, preso dalla foga, magari non se l'aspettava neanche, quel pallone gli ha calciato addosso. Ecco, e questo è stato un errore più dell'attaccante, che poi Ospina, secondo me, è una garanzia tra i pali, perché è un portiere esperto, di qualità, e soprattutto anche nelle uscite si fa sentire molto, e quindi di conseguenza credo che il Napoli con Ospina e Meret abbia veramente garantito un futuro per i prossimi 10 anni, soprattutto, è ovvio, con Meret per quanto riguarda il ruolo di portiere. È vero. Floriana? Mimmo, dove può arrivare il Napoli di Gattuso? Concorrerà per lo scudetto, secondo te? Certamente. In questo momento bisogna avere il coraggio di ammetterlo, nel senso, io capisco Rino Gattuso che deve per forza di cose smontare questa favola scudetto, però è pur vero che abbiamo detto e scritto un po' tutti, e confermato ciò che avevamo detto e scritto anche dall'allenatore, dal presidente del Napoli, cioè che il Napoli è una squadra competitiva. Io adesso non dico il Napoli deve vincere lo scudetto, ma io dico il Napoli è tra le 4-5 squadre competitive per poter ambire al primo posto. Poi succede che arrivi al terzo posto e comunque hai fatto un buon campionato, voglio dire, perché obiettivamente io credo che sulla carta ci sia soltanto la Juventus che è superiore al Napoli dal punto di vista qualitativo, della qualità della rosa, e poi metto il Napoli alla pari dell'Inter, forse dell'Atalanta, e poi c'è la Roma che è una sorpresa, ecco, la Roma dei giovani che ha tanta qualità ed è trascinata da uno Dzeko in grande forma. Non ha citato però il Milan. Sì, certo, il Milan, come no? Il Milan è sicuramente una di queste squadre che rientrano appunto nel lotto di quelle che potranno lottare per lo scudetto. Questo è fuori discussione, il Milan, anche perché
è in testa alla classifica e bisogna riconoscere il grande lavoro di Pioli, la grande dedizione di Ibrahimovic e soprattutto, dicevo, il lavoro dell'allenatore che sta valorizzando un manipolo di giovani che obiettivamente potranno già da quest'anno iniziare a far crescere tanto il Milan. Io non l'avevo citato come squadra favorita per il titolo, perché non credo che Juventus, Inter, lo stesso Napoli possano andare avanti senza continuità. Prima o poi la Juve, l'Inter e Napoli troveranno continuità e inizieranno a fare filotti di 6-7 vittorie consecutive. A quel punto si creerà la solita spaccatura in classifica, la frattura tra i primi quattro posti e poi tutte quante le altre. Certo. E in questi quattro posti ci vedo il Napoli. Perfetto, Mimmo, per concludere, giusto a completezza di informazione, lei prima ha parlato di un Gattuso che probabilmente anche lui insieme alla rosa del Napoli deve crescere. Abbiamo parlato di un filotto di 6-7 vittorie consecutive, il Napoli di Gattuso non è mai andato oltre le 3 vittorie consecutive, giusto per dare un dato statistico ai nostri radioascoltatori. La ringraziamo infinitamente, Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport. Non ho capito? Questo fa la differenza. Certo. Il dato che tu citavi è esattamente quello che fa la differenza poi. È vero. Finale. Bisogna stare sempre sul pezzo. La ringraziamo infinitamente, Mimmo Malfitano, per essere stato con noi. Ma io questa volta vi ho fatto passare il lei, perché mi sembrava scarpato riprendervi in diretta. Però dalla prossima volta un bel tu. Va bene. Grazie Mimmo, grazie mille. Ciao, un forte ragazzi, abbraccio. Grazie Mimmo. A te. Ciao. Allora, prima bomba della giornata. Sono 137 calciatori di Serie A ad essere stati convocati dalle rispettive nazionali. Adesso dobbiamo aspettare quando ritornano, Allora, che sorprese ci daranno. L'ultima sosta delle nazionali ha comportato il ritorno di 7 positivi. Sì. Ricordiamo Gabbia del Milan, Skriniar dell'Inter. Un macello. Oltre ai positivi, ci sono pure persone che poi magari si fanno male, tipo Davide Ospina, non si è capito cosa ha avuto, però insomma. Allora, Ospina al pari di Mertens, secondo me sta correndo un rischio che non vale la pena correre, per il semplice motivo che l'infortunio a cui fai riferimento tu sembra che sia semplicemente una botta rimediata in Bologna-Napoli. E di cui sta accusando il fastidio alla coscia destra. Il problema è un altro, che nella Colombia il preparatore dei portieri è positivo al Covid, ecco. Stessa cosa per Mertens, il portiere del Belgio sì. È positivo stamattina. Al Covid, quindi ancora sì. Una volta ci chiediamo, ma ha senso che le nazionali vadano fuori a giocare? Ora, veniamo a noi. Ai 137 calciatori di Serie A convocati dalle rispettive nazionali vanno aggiunti calciatori della Fiorentina evasi dalla bolla imposta dall'ASL di Firenze. Si tratta di Vlahovic, Milenkovic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar. Brava Floriana, mi dispiace solo che tu... Che cosa? Ci stai dando queste notizie sulle nazionali che a me fanno venire un... Che cosa? Pubblicità. Il nostro sponsor Namare, che nonostante il periodo particolare continua a sostenerci. Ricordiamo che sì, perché noi faremo il super quiz proprio domani. È vero, quindi prenotatevi al 338-222-2777 lasciandoci il vostro numero di cellulare. Floriana, domani durante la puntata del Sogno nel Cuore vi chiamerò. Oh mio Dio. Come direbbe Mischeta, pazzesca. Ritorniamo al calcio giocato. Abbiamo dovuto mandare la pubblicità perché a me questa storia che i ragazzi calciatori vengano lanciati così in giro per il mondo mi fa molto Innervosire. Sì. Sì, mi dà fastidio. Allora, abbiamo i nostri microfoni, Floriana, il direttore sportivo della Feralpi Salò, Oscar Mangoni. Buongiorno Oscar. Sì, buongiorno a tutti. Direttore, le possiamo dare del tu? Sì, mancherebbe. Grazie. Allora, ricordiamo che Oscar Mangoni è anche un ex calciatore, tra le altre, proprio del Napoli, a ridosso sì. Tra fine anni 90 e inizio anni 2000, giusto Oscar? Sì, esatto. Perfetto, Floriana. Direttore, la domanda è scontata, cosa ne pensa della sentenza della Corte d'Appello riguardo il caso Juve-Napoli?
Penso che sia ragione da tifoso, da ex giocatore. Naturalmente mi dispiace per il Napoli, ma nel momento in cui c'è un regolamento bisogna tenersi al regolamento, e queste sono le conseguenze. Dunque sempre difficile poi dare dei giudizi quando le cose non si vivono direttamente. Certo. Detto che Napoli ha esposto le sue ragioni, ma nel regolamento poi non gli sta dando ragione, dunque vedremo più avanti. Sicuramente una brutta pagina, che le partite bisogna giocarle sul campo e non bisogna giocarle dentro il tribunale. Anche se io penso che il punto sia proprio questo: a quale regolamento bisogna attenersi, se quello dell'ASL o quello della... sbaglio, Luca? Sì, perché in realtà, Oscar, possiamo ricordare che il 30 settembre è stato stilato il nuovo protocollo, poi approvato il 1 di ottobre, che prevedeva che in caso di ingerenza di ASL o comunque di organi riconducibili allo Stato, c'era la possibilità di spostare le partite senza la sconfitta a tavoli. Sì, sì, per l'amor di Dio, adesso stiamo entrando in cavilli che non mi competono. Dunque non mi va di dare un giudizio su questi protocolli. Le squadre di calcio devono giocare a calcio e devono farlo in piena serenità, in piena sicurezza. E tra l'altro poi quella è una partita sempre storica, una partita bellissima, e dunque peccato che si sia arrivati a questo punto. È vero. Oscar, tu sei stato un centrocampista nella tua carriera calcistica, e a Napoli quest'anno si è creato un po' l'equivoco tattico a centrocampo di chi possa accompagnare Bakayoko come schermo davanti alla difesa. Tu nella rosa del Napoli chi individueresti come migliore a completare la coppia? È molto difficile dirlo, perché naturalmente bisogna essere lì tutti i giorni per vedere la condizione dei calciatori. È chiaro che ci sono delle caratteristiche specifiche, e io penso che il Napoli abbia più di un giocatore che possa giocare in fianco a Bakayoko, perché già Bakayoko è uno schermo davanti alla difesa molto importante. Dunque penso che sia abbastanza facile giocare con lui in fianco. Ci sono dei calciatori bravissimi, dunque c'è da capire solo chi può essere quello più in forma in quel momento per poter fare un centrocampo forte. Quindi diciamo che tra Zielinski, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka sono tutti all'altezza, l'importante bisogna valutare la condizione fisica. Esatto, sì, sono giocatori un po' diversi. Naturalmente Zielinski non è come Demme, però dipende anche dall'avversario, dal contesto, dalla partita. Insomma, ci sono una serie di valutazioni da fare settimana per settimana, partita per partita. Dunque chi non meglio di Gattuso saprà fare le scelte più giuste. Certo. Lorena? Direttore, in una situazione come questa, con tutte queste distrazioni, come si riesce a mantenere saldo il gruppo squadra e concentrato, soprattutto di isolarlo il più possibile, di stare concentrati sul proprio lavoro, sui propri avversari, sulla propria crescita, e rimanere dentro le situazioni al 100%. Certo. Che di questi tempi sembra semplice, Oscar, ma è probabilmente la cosa più difficile del mondo, isolarsi e riuscire a pensare semplicemente al campo. Sì, sicuramente ogni volta che si va a fare un tampone si aspetta l'esito con un po' d'ansia, e dunque questo può distrarre. Insomma, sono anche abbastanza invasivi questi tamponi che ogni 2-3-4 giorni vengono ripetuti. Dunque insomma, è anche a livello psicologico una roba fastidiosa che dura tanto, da tanti mesi, e durerà ancora. Dunque la situazione è questa, bisogna farne buon uso, ma io credo che non ci sia la miglior medicina per le squadre di calcio, per i calciatori, è quello di giocare, di stare sui campi, di giocare partite, giocare belle sfide e pensare a vincere. È vero. Allora, ricordiamo che siamo al telefono con Oscar Mangoni, ex calciatore anche del Napoli, attualmente direttore sportivo della Feralpisalò. Oscar, mi viene da farti una domanda che sembrerebbe scontata, ma cosa ne pensi tu di Victor Osimhen? Sto ragazzo può diventare un bomber stile Cavani o resterà un buon giocatore utilissimo alla manovra? I paragoni si è sempre sbagliato. Ho detto che Osimhen mi sembra un giocatore che abbia una gran gamba e che negli spazi larghi sia devastante. Cavani era più un giocatore d'aria, era un giocatore più che piaceva giocare più dentro l'area di rigore.
però è sicuramente è un giocatore forte, è un giocatore che con un po' di pazienza, con un po' di tempo si ambienterà bene al calcio italiano, ma ha delle qualità strepitose. Beh, sicuramente non lo mettiamo in dubbio. So che Floriana era molto incuriosita anche dalla posizione di Mertens come trequartista. Floriana, cosa volevi chiedere a Oscar riguardo Mertens? Ne parlavamo prima. Proprio questo. Lo vedi trequartista Mertens o pensi che abbia perso smalto, ecco, in quella posizione? No, credo di no. Mertens è un gran campione, lo dimostra tutte le partite, tutti i giorni. Comunque, giocatori forti possono giocare un po' dappertutto. Un giocatore offensivo può giocare prima punta, seconda punta, esterno, può fare tante cose. Dunque, per me Mertens è un giocatore forte. Però diciamo che non sta rendendo come rendeva giocando prima punta. Beh, questo sinceramente nei numeri dicono questo, però ripeto, poi mi viene difficile dare una risposta che abbia un senso, visto che non seguo le partite, dunque non ne vedo tutte quelle del Napoli, dunque non sono in grado di dare un giudizio. Certo. Da questo punto di vista. Oscar, quanto è importante Koulibaly per questa squadra? È tanto, perché Koulibaly è un campione assoluto, un giocatore che vorrebbero tutte le squadre italiane e anche d'Europa. E dunque è un giocatore straordinario, una forza fisica dirompente, una qualità tecnica molto buona, è un grande difensore, uno tra i migliori in Italia sicuramente. Forse anche tra i migliori al mondo, lo possiamo mettere sul podio. Certamente. Molti affermano che l'acquisto migliore del Napoli di quest'anno sia stato proprio Kalidou Koulibaly. Sì, sì. Lei è d'accordo con questa affermazione? Sì, sì. Beh, importante costruire una squadra che parta da fondamenta sicure. Abbiamo due portieri di un certo livello, poi in difesa con... Ha una rosa, tutti i ruoli, strepitosa, dunque credo che faccia un campionato sicuramente divertente. Ecco, dove può arrivare Oscar Mangoni questo Napoli? Può vincere, può puntare a vincere lo scudetto? Ma certamente può lottare fino in fondo, sicuramente sì. Ha tutti i valori tecnici, morali, tutto quello che serve di personalità, giocatori di spessore internazionale, è uno tra le candidate per vincere lo scudetto, sicuramente. Beh, ci auguriamo che il nostro amico Oscar Mangoni sia dello stesso parere anche fra 30 settimane, giusto Oscar? Quando poi le cose conteranno sul serio. Speriamo. Ce lo speriamo tutti, insomma. Ce lo auguriamo, assolutamente. Ringraziamo infinitamente Oscar Mangoni per essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi. Grazie Oscar. Ciao. 10 calciatori del Napoli convocati dalle nazionali: Insigne, Meret, Lorenzo, Mertens, Zielinski, Milik, Elmas, Fabian Ruiz, Isai, Lobotka, Mario Rui, Rachmani, Koulibaly, Osimhen, Lozano e Ospina. Entrati in studio al Sogno nel Cuore su Radio CRC, Luca Cerchione, Floriana Messina, Diego Maradona Junior ci segue da casa. Ancora una volta un forte in bocca al lupo a lui. Abbiamo toccato un po' di temi dalla sentenza del caso Juve-Napoli alle nazionali. Ho notato una cosa: ogni qualvolta si tocca questo tema le persone, non lo so, rimangono tremano, così, tipo tremano. Tremano, purtroppo. Di dire la loro. Qualche giornalista ieri ha scritto che toccare i poteri forti non fa piacere a nessuno. Noi siamo gli ultimi arrivati, quindi ma questo sicuramente, non fa piacere però... neanche a noi. Andiamo avanti. Andiamo avanti, qui. Abbiamo ai nostri microfoni un ex portiere del Napoli, che è Raffaele Di Fusco. Buongiorno Raffaele. Pronto? Raffaele, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai innanzitutto? Bene, grazie, bene. Ed è di questi tempi è già tanto, Raffaele, giusto? Certo, come no. Va bene così. Floriana. Raffaele, buongiorno. Floriana Messina. Raffaele, Gattuso sembra avere il gruppo in mano. La sua influenza, sia in termini tecnici che caratteriali, può portare il Napoli a vincere un trofeo? Beh, ne ha vinto già uno, no? Sì, la Coppa Italia. Sì, sicuramente. Gattuso ha la personalità e l'esperienza e anche la preparazione per portare una squadra come il Napoli a vincere un titolo. Indubbiamente, certo che non basta solo Gattuso, perché avete parlato prima della vicenda Juventus, no? Sì. Sì. Quindi non basta solo Gattuso, perché purtroppo quando si ha a che fare con
dei poteri forti, no? Poteri sportivi forti. La cosa che mi ha meravigliato quando sento Agnelli che diceva, sentivo Agnelli che diceva il rispetto delle regole, eccetera, vorrei fare una piccola parentesi su questo. Prego, prego, vai. Parlano di rispetto delle regole quando mostrano 38 scudetti, ma non è questa la cosa grave. La cosa grave è che né Lega, né FIGC, né Giustizia Sportiva dice su questo argomento. Quindi autorizzano chiunque, e il Napoli dice a me la Juve l'altro anno me l'ha rubato lo scudetto, quindi per me se ne ho tre. Ne espone tre. Vabbè, questo è assurdo. Raffaele, questo è assurdo e fuori discussione. Diciamo che ha fatto... Argomento vecchio, però, che trattiamo da 40 anni. Quindi lasciamolo da parte. Niente, secondo me Gattuso ha le possibilità, come no, tutte le possibilità di portare il Napoli a vincere un trofeo. E, ripeto, poi ci sono altre cose che potrebbero impedirlo, però io penso che lui abbia le capacità per farlo, anche se nelle ultime partite, soprattutto quello col Sassuolo, non mi è piaciuto molto, perché quel 4-4-2 secondo me è improponibile, con Isai a sinistra e con Mertens sulla stessa linea di Osimhen. In quel frangente io avrei visto poi già fatto le modifiche, ma con una due linee difensive di 4-4 è Mario Rui quello che deve spingere, altrimenti sai dove va. Certo, è vero. E quindi allo stesso tempo non vedo io Mertens affiancato ad un'altra punta. Mertens o fa il falso 9 o gioca dietro la prima punta, e quindi un 4-4-1-1 eventualmente. Non mi è piaciuto pure quando ha inserito Petagna, però non è cambiato il gioco, perché non abbiamo messo nemmeno un cross per quei due là davanti. Gli unici cross li ha fatti Manola. Quindi quella partita non mi è piaciuta, per il resto invece lo stimo e lo apprezzo molto. Beh, quindi diciamo che ci troviamo di fronte a un Gattuso che secondo te ovviamente ha anche lui dei margini di crescita prima di poter consacrarsi nel calcio che conta dal punto di vista dell'allenatore. Beh, indubbiamente Gattuso è bravo, ma se n'ha di tempo davanti e cose da imparare. Cioè, nel calcio come nella vita non si finisce mai di imparare. Gattuso è le prime esperienze, voglio dire, levando Milan e Napoli, esperienze importanti non ne ha ancora, quindi anche lui deve fare l'esperienza, e penso che mano a mano che va avanti migliorerà sempre di più, così come migliorerà il Napoli. Già lui ha fatto molto da un punto di vista caratteriale, tirando su un Napoli che era a pezzi, quindi già ha fatto un buon passo. Beh, sicuramente Gattuso ha stravolto il Napoli sia dal punto di vista dell'umore che c'era negli spogliatoi l'anno scorso di questi tempi, e sia dal punto di vista fisico l'abbiamo visto. Lui lo disse appena insediatosi sulla panchina, che avrebbe avuto bisogno di 40 giorni per rimettere in sesto i calciatori, come se avessero dovuto rifare la preparazione. E poi oltre a questo, oltre al recupero fisico, c'è stato anche un recupero mentale importante, Raffaele, non so se sei d'accordo. Lui è d'accordissimo, lui ha dovuto rifare un pochettino il Napoli sotto tanti aspetti. Era una squadra che non correva, perché non si allenava, lo sappiamo. Era una squadra che aveva bisogno di grande fiducia del singolo. Io, secondo me, lui ha fatto un lavoro proprio singolarmente sulla testa dei giocatori, ed ha fatto un gran lavoro, perché quando nel calcio, quando si diano quelle discese là, diventa difficile poi invertire la rotta, e lui si è riuscito nel più breve tempo possibile. Lì ha fatto un gran lavoro veramente. Onore a lui. Floriana? Raffaele, da ex portiere ed allenatore dei portieri, pensa che il dualismo tra Meretti ed Ospina possa incidere negativamente sulle prestazioni dei due? Secondo me ha inciso già molto nella crescita di Meretti. Io l'ho detto già da anni, ma non sono l'unico, è chiunque, qualsiasi portiere professionista, ex portiere che sia stato intervistato, ha detto quello che ho detto io, cioè che una crescita di un talento si fa dando fiducia nella continuità. Il Napoli aveva investito così, a questo punto devo pensare, il Napoli ha sbagliato l'investimento. Perché se un investimento del genere non lo metto in campo,
qualcosa avrò sbagliato. Poi ogni allenatore vede un giocatore o un altro, questo è tutto un altro discorso, perché poi sempre rispetto per le scelte che fa Gattuso. Io non l'ho condivisa assolutamente, perché io non posso far giocare un portiere semplicemente perché è più bravo coi piedi. Però poi alla fine Raffaele è meno bravo. Raffaele, correggimi se sbaglio, poi alla fine Ospina sul campo sta dimostrando di essere all'altezza della situazione. No, ma io non ho mai detto che Ospina non è un buon portiere, intendiamoci. Ma Ospina è un ottimo portiere. Però Ospina è questo era e questo sarà. Certo. Ospina fa la sua partita e basta. Certo. Meret non può fare altro che migliorare. Se io devo guardare così come il Napoli guarda nella programmazione dei giovani, no? Per poter poi svilupparli, ha fatto un discorso al contrario con i portieri, perché io sono uno dei migliori talenti italiani e gli faccio fare una partita ogni tanto. Cioè, se io faccio una gran partita oggi, poi domani non gioco. Non è così che funziona per quanto riguarda il portiere. Beh, sì, nel momento in cui è in piena forma va sfruttato finché non c'è il calo di forma, eventualmente tu intendi alternarti. Certo. Però ripeto, sempre questo è un pensiero mio, poi ognuno ha le proprie idee, Gattuso le ha già dette, quindi un discorso ormai passato, decide di alternarli in partite, non so con quale criterio. Forse lui le alterna con partite dove la squadra avversaria non va a prestare molto alto e mette sotto pressione il portiere con i piedi, magari fa giocare Meret. Però questo non può che peggiorare la crescita di Meret, perché il portiere gioca in continuità, non c'è un'alternanza come puoi farlo con un centrocampista, assolutamente. Certo, allora per sintetizzare il pensiero di Raffaele Di Fusco riguardo la situazione Meret-Ospina, Meret era e sarebbe dovuto essere l'investimento per il futuro del Napoli, di conseguenza la costante tra i pali, con un Ospina già arrivato alla maturazione, di conseguenza pronto a subentrare in un secondo momento quando ce ne sarebbe stata la necessità. Guarda, allora, tutte le società, le più grandi società, intendiamoci, quindi quelle squadre che fanno una Champions League, per portare un esempio, hanno un reparto di portieri validi, così come ce li ha il Napoli. Però cosa fanno? La cosa che io condivido, l'alternanza non si fa nella stessa competizione. Allora, se tu hai bisogno di maggiore esperienza da un punto di vista internazionale, beh, così come fanno altri, magari uno fa la Coppa, l'altro fa il campionato. Certo, uno fa l'Europa League, sì, ci sta. Certo. Se è continuità, allora uno può fare la Coppa d'Europa League, la Coppa Italia, questo per dire, l'altro fa il campionato. Se è continuità in una competizione, e questo fa sì che il portiere, da un punto di vista psicologico, sa che quello è il compito suo, nel senso che portare avanti quella competizione, sa di avere la continuità. Invece io Meret faccio una gran partita oggi, però non so che devo fare la prossima. Certo, non è certo non che è. Poi la prossima abbia il posto da titolare assicurato facendo una buona prestazione. No, ma guarda, il posto assicurato non ce l'ha nessuno, però nel momento in cui disputi una gran partita devi giocare ancora finché non fai un calo di forma. Certo. Io l'alternanza la condivido per competizioni, non nella stessa competizione. Certo. Allora, Raffaele Di Fusco, informiamo anche i nostri radioascoltatori che è appena arrivato il tweet ufficiale del Napoli: sono tutti negativi al Covid i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, sebbene siano rimasti pochissimi calciatori, perché come ci diceva prima Floriana sono ben 16 gli azzurri. È vero? Sì. Che sono andati in giro con le nazionali. Avevo per te pronta un'ultima domanda, Raffaele. Tu sei stato al Napoli per ben 11 campionati, se non vado errato, tra le tue due o tre esperienze. Sì, diciamo che tra settore giovanile, prima squadra e preparatore, poi dopo sono stato più di 20 anni. Sì, 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 no, io parlavo proprio di campo, di calciatore, sì, da quando 12 anni, sì. Esatto. In prima squadra, sì, in Serie A, sì.
Esatto, tu in sostanza sei anche un campano perché sei nato in provincia di Caserta e mi vorrei paragonare un attimo, vorrei far capire ai nostri radioascoltatori quanto sia vero il detto Nemo profeta in patria per un napoletano che gioca a Napoli, come sta accadendo a Lorenzo Insigne. Sappiamo tutti che a Napoli per un campano è molto molto difficile, ma non perché sia un difetto questo, perché la passione dei napoletani è così, il calore dei napoletani è lo stesso. Se andiamo a vedere anche che ne so, in America Latina vale lo stesso, nel Boca, a Rio Diego, voglio dire, si raccontava. Però è difficile, abbiamo visto Insigne contestato. Cioè, Insigne è il miglior talento italiano in quel ruolo. È vero. E voglio dire, se sbaglia una partita, ci sta. Però a noi, a Napoli, non è possibile farlo. Se fai 89 minuti buoni e sbagli l'ultimo, ti rendono sull'ultimo. Ma ci sta. Insigne ancora di più perché il capitano poi ha una responsabilità enorme. Quella fascia pesa. Lui quando l'ha presa, se vi ricordate, pesava su quel braccio là. È vero. E quindi la sentita molto la responsabilità, però poi se le è prese tutte quante e si è riscattato alla grande. Ed oggi abbiamo un capitano che è un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che caratteriale per la squadra. Ragazzi, ma discutere è stato discusso e messo in discussione da un punto di vista tecnico-tattico, è stato messo in discussione da un punto di vista caratteriale e discussione sulla continuità. Ha smentito tutti e tre i dati. È vero. Questo, ripeto, rimane comunque un parere mio. Ma Insigne, come fai a discutere Insigne? Quando c'era da fuori gli attributi, li ha tirati. È vero. Era l'unico che stava in là che poteva risolvere una partita. Tuttora lo è. Tuttora lo è. Per fortuna che è venuto fuori Mertens l'anno scorso, è venuto fuori Lozano quest'anno, ma chi è che cambia, che può cambiare il senso di un'azione? Sempre il capitano. Napoli come in altre squadre è il capitano, sempre e solo il capitano. Quel passaggio geniale, smarcante, quindi voglio dire, Insigne non si discute, secondo me. È vero. Ringraziamo Insigne, non si tocca. Brava, esatto, il capitano non si tocca. Insigne non si tocca, assolutamente. Voglio dire, se sta male pazienza, è peccato per noi, però Insigne qualsiasi modo voglia attuare Gattuso, Insigne c'entra, perché l'ha dimostrato anche con Sarri. Tra lui e Caleon facevano 800 chilometri da una bandierina all'altra, quindi capacità atletiche e organiche favolose. È vero, è vero, è vero. Allora, ringraziamo infinitamente Raffaele Di Fusco per essere stato ai nostri microfoni oggi. Grazie a voi. Grazie Raffaele. Ciao, un abbraccio. Grazie a te, ciao. Allora, rientriamo in studio, abbiamo un'ultima ora. Ti ricordi che dicemmo già qualche giorno fa che Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool, si era rotto il crociato, di conseguenza ritornerà in campo direttamente la prossima stagione. Io ti dissi, ho paura che il Liverpool possa venire a bussare alla porta del Napoli per Kalidou Koulibaly. La paura aumenta ancora di più oggi perché Gio Gomez, l'altro difensore centrale del Liverpool, classe 97, si è fatto male al ginocchio, ha abbandonato il ritiro della nazionale ed è rientrato a Liverpool. In questi minuti sta facendo gli esami strumentali. Ci auguriamo e gli auguriamo. Quindi, se la matematica non è un'opinione... Sì, hanno perso due difensori centrali, una squadra che fondamentalmente era già alla ricerca, ecco, era già stata sulle tracce di Kalidou Koulibaly. La cosa mi spaventa e non poco. Floriana, io vorrei mandare gli auguri di buon 18° compleanno a questo nostro radioascoltatore che ci scrive, si chiama Luigi Di Matteo. Grazie Luigi, mille, auguri, tanti auguri. Buon Luigi, compleanno. Grazie mille a Floriana Messina per essere stata al mio fianco. Grazie anche a te, oggi. Luca. Grazie mille a DJ Roby Maravolo alla regia video, audio. Grazie mille a Mary G alla regia video. Un grandissimo in bocca al lupo al nostro amico e collega Diego Armando Maradona, un grandissimo in bocca al lupo al nostro editore Corrado Gabriele, da Luca Cerchione, il sogno del tutto nel sogno del cuore. Il sogno del tutto, dai, sogno nel cuore è tutto. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Ciao.